Ben ritrovati cari amici da Stilorso e da Riccardo. Con questo video intanto cogliamo così anche l'occasione per farvi gli auguri di Buon Natale. Perdonatemi per la voce che non è proprio al 100% oggi. E quindi vi auguriamo un felicissimo Natale, insomma, tutte le migliori cose possibili e immaginabili. L'argomento del giorno invece è il nostro inchiostro preferito o i nostri inchiostri preferiti, sempre che ne abbiamo uno, no? Perché non è detto che ne abbiamo uno, magari ne abbiamo più di uno, oppure non ne abbiamo nessuno, oppure insomma, chi lo sa, no? E quindi lascio subito la parola a Riccardo che, come al solito, ci farà una sua introduzione. No, non È c'ho appena tornato introduzione. da una sessione di jogging, direi, perché, quindi è bello caldo. E No, ma sentiamo tu, cosa ci io dici. prima di entrare a parlare di inchiostri, che si inchiostri certe volte sono così profumano alcuni sanno di cioccolato, sono così buoni che secondo me devono essere anche tenuti lontano dai bambini perché si rischia che li possano veramente bere alcuni della KWZ, no? Di Varsavia sono veramente fatti in maniera artigianale ma sanno di buono quando li apri. A parte questo, dalle parti tue, a parte che tu esci da una seduta febbricitante, per cui è chiaro, secondo me tu potresti andare in canottiera serenamente, ma quant'è la temperatura delle tue parti? Perché qui è 2 gradi. Da te? No, beh, qua un pochetto di più, saranno 7-8 gradi, però Vabbè. percepita abbastanza bassa per via del vento. Comunque, insomma. Vabbè. Però possiamo dire che a casa tua si sta bene, si sta caldo, insomma, ecco. Beh, per fortuna, sì. Ecco, no, perché poi vedo che ti sei messo in cucina, c'hai questa cosa va benissimo così, dai. Tu No, sei tutto guarda. imbacuccato, ma sei all'aperto o sei in casa? Perché sei tutto imbacuccato. Praticamente è come se fossi all'aperto anche quando sto in casa, perché diciamo il convento non è che si può permettere tutti questi termosifoni. È stato periodo di entrare non dell'IMU, ci arriverà a dicembre. A metà dicembre, il Ma voi 16, l'IMU non lo pagate, ma voi l'IMU non lo pagate. ahimè, ci sono delle dipendenze che se paga pure l'IMU, capisci? Per cui, anche se è luogo di culto, basta avere anche, che ne so, uno spaccio, una cosa. Comunque, al di là di tutte queste sciocchezze, parlando di inchiostri, devo dire la verità che qui avremmo dovuto mettere in campo Ernesto Casciato. Tu lì ti sei preparato? Perché io ve lo faccio vedere, una scatolina. Eccola qua, no? Non so se si riesce a vedere. Questa è la scatola, non intravedi il dentro. Perché mi sono fatto un'idea. Se faccio con gli inchiostri quello che ho fatto con le stilografiche, ci metto veramente una croce sopra, perché mi allargherei. Poi, io non so tu, ma io tutti questi inchiostri, io ho inchiostri per il resto della mia vita, in teoria, perché poi li compro, li prendo, li uso, ma non è che li esaurisco tutti prima di passare all'altro, perché tutti questi grandi manoscritti adesso nell'era del computer, ahimè, anche se dovessi scrivere una pagina di diario al giorno, non riesco a esaurirli. Per cui non compro più niente se non si svuota la scatola. Ecco, io mi sono fatta questa regola. Nonostante tutto, qualche inchiostro ce l'ho, ma qui se ne deve parlare di uno. Tu già hai parlato al plurale. Io ti conosco, mascherina, perché tu sei fatto così. Sono sicuro che non me ne mostrerai stasera solo uno. Chissà quanti me ne farai vedere. Però inizia tu, hai libertà, facoltà di dimostrare. Ah, e soprattutto una cosa ti chiedo, però un grandissimo favore. Parlando di inchiostri, io vorrei a questo punto, soprattutto per questo video, che chi ci ascolta possa dire la sua. Quindi scrivete sotto nei commenti, nel canale di Stilorso, nel canale Circo, dove lo trovate, ma scrivete dove lo vedete. O dall'uno o dall'altro passato, io posso dire che ringraziando il Signore, molti dei tuoi ascoltatori vedono il mio canale, molti dei miei ascoltatori vedono il tuo.
anche di tutti i canali collegati e gemellati. E questo, Dio abbia in gloria, è una cosa bellissima, insomma, perché non può che farmi piacere, specie sotto Natale. Quindi io ti invito a stupirmi come fai sempre. Sei Allora, generoso. premesso che non è che c'è un inchiostro per tutte le stagioni, no? Perché questa è la premessa inevitabile. Perché anche l'inchiostro con cui si scrive, secondo me, dipende anche molto dall'umore. Adesso tu mi dirai: no, ma non è vero, perché io comunque scrivo sempre con il. No, perché secondo me dall'umore e dalla circostanza. Ok? Perché naturalmente in contesti, lo dico sempre, molto formali, è difficile uscirsene fuori con dei colori molto brillanti. Ho premesso il contesto molto formale, per un lavoro normale alla fine nessuno ti guarda come scrivi, anche se scrivi in fucsia nessuno ti dice niente, ok? Però diciamo che in contesti lavorativi bisogna privilegiare al massimo il contrasto, la leggibilità. E quindi naturalmente è ovvio che si vada quasi inevitabilmente sui neri e sui blu, sono i colori più scontati, più banali, no? Però se tra i neri la disputa è sempre cercare il nero più nero, una disputa che a me non appassiona tanto, perché sinceramente, a meno che non si parli proprio di grigi, non sono proprio ossessionato così dalla ricerca del nero assoluto. Ecco, invece per i blu mi piace molto variare e mi piacciono i blu un po' particolari, un po', diciamo, non banali. Uno dei miei blu preferiti, come a livello di tonalità, ti parlo, è indubbiamente il Private Reserve DC Super Show Blu. Che è un colore molto simile come tonalità, sebbene differente, al Bay State Blue, senza però tutte le problematiche che si porta dietro il Bay State Blue. Perché il Bay State Blue è bellissimo, ma lo sappiamo, macchia, macchia, e insomma è un inchiostro che va trattato un po' con le pinze. Il DC Super Show gli si avvicina molto senza dare nessuno di questi problemi. Un altro inchiostro che si avvicina moltissimo al Bay State Blue senza avere i problemi, ed un altro inchiostro che sta sicuramente nella mia top 5, è il Diamine Blue Velvet, altro colore a mio avviso meraviglioso. Se parliamo a livello di proprio di tonalità, un blu squillante, vivido, che non dà troppo sul viola, bello, 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 e anche molto, tra virgolette, liquido, cioè molto amico dei pennini anche fini o extra fini. Entrambi sono due inchiostri sul blu, ottimo. Poi invece se mi chiedi qual è il blu più versatile, io ti dico il Pilot Blue, perché il Pilot Blue ha un rapporto qualità-prezzo ottimo. È moderatamente, anzi più che moderatamente, water resistant. Non è ovviamente così brillante, così squillante come i due menzionati prima, però è un inchiostro di un'affidabilità eccezionale. È perfetto su pennini fini ed extra fini. E non dà nessun tipo di problema. E ultima cosa che non guasta, anche il rapporto qualità-prezzo non è malvagio. Ok? Quindi questo per quanto riguarda i blu. Adesso do la palla a te, se no parlo 20 minuti. No, no, guarda che ti ascolto sempre con piacere. Ma io, allora, sui preferiti, cioè, vorrei tenermelo per ultimo, vorrei tenermelo per ultimo, perché è giusto avere un po' di suspense, almeno un Io minimo. lo so qual è. Ormai mi conosci. Ma ti vorrei mostrare qualcosa, queste bottigliette che sono forse sottostimate, ma in realtà
La Pelican, il Pelican 4001 è un ottimo inchiostro. Sia per iniziare, ma sia per risolvere tanti problemi. È un inchiostro un po' stitico, per cui va benissimo per come posso dire, per raffinare il tratto, per renderlo un po' più fine. Cosa mi stai facendo vedere? Che lo hai messo sulla. Però io a te adesso chiedo una cosa, vedi, qui ne ho tre di bottigliette, no? Sono tutte uguali, tutte identiche, fra di loro come dimensioni cambia il colore, ma non sono tutte Pelican. Quindi a me fa sempre sospettare che la Pelican non se li faccia in casa gli inchiostri, ma che li possa fare proprio a una di queste ditte che produce i suoi inchiostri con la stessa bottiglietta della Pelica. La Octopus, la Octopus. Bravo, bravo. Quindi La questi tre. Octopus. Sono tutti e tre uguali, ma il famoso Pelica, no? L'inchiostro. Io non lo posso dire perché sennò mi mettono in gattabuia, rischiamo anche di dare false segnalazioni. Noi parliamo sempre di sospetti, di situazioni. Poi andatevi a vedere online, fate le vostre ricerche, cercate di avere un'idea. Questi tre inchiostri non sono tutti e tre Pelican. Hanno la stessa composizione, le stesse caratteristiche, cambiano nella sostanza, cambiano nel colore. Le bottigliette però sono sempre le stesse. E qui dovresti dire tu una cosa che abbiamo detto anche nello scorso, in uno dei video precedenti, delle puntate precedenti, come effettivamente la maggior parte degli inchiostri sul mercato sono fatti in 3-4 stabilimenti e non di più. È così? Ma se vuoi li nominiamo, eh. E Penso che non ci nomina, andiamo nomina. tanto, non ci andiamo tanto distante dalla verità. Diamine, Octopus Fluid, Erben, dai, Erben li fa ancora. Penso che Erben li faccia ancora. Tutti gli altri, vabbè, poi ci sono le piccole realtà. KVZ li fa in casa, perché lui è proprio un chimico, li fa in casa. Pilot penso che li faccia, è talmente grande da poterli fare. Anche se, attenzione, tra Pilot ce n'è di vari tipi, perché c'è quello made in Japan, che è una cosa, è quello di cui vi parlo io, Link 70 made in Japan, quello andato che chiude. Ma c'è anche il takedown, cioè quello fatto, non mi ricordo se in Thailandia o in Cina, non è allo stesso livello, ma non è perché in Giappone. Perché Link 70 della Pilot fatto in Giappone è meglio, ve lo garantisco. E poi chi altro? Ecco, forse i produttori giapponesi, Sailor e Platinum li fanno ancora. Su Pilot ci metterei quasi la mano sul fuoco, sugli altri due non lo so. Private Reserve, per esempio, che vi ho detto essere uno dei miei colori preferiti, sulla boccetta è riportato chiaramente Made in Europe. Produttore da me sospettato sempre Diamine. E poi anche tutte le case italiane, mi pare che nemmeno Aurora li faccia più gli inchiostri. Quindi una volta lo faceva sicuramente, adesso credo che nemmeno Aurora faccia più i suoi colori. Questo dovremmo chiedere a Ernesto, dovremmo chiedere, ma sono Possiamo dire che sicuramente fatti comunque su, o lo sono fatti su faccia. specifica, sono fatti su specifica della casa, cioè non sono gli stessi ovviamente che trovate da un'altra parte. Però non credo che li produca più, ecco, insomma. Però possiamo dire che nonostante tutto questo, l'Aurora Black Nero è un ottimo inchiostro, è un nero nero, è sicuramente da consigliare. Sia per chi inizia che per chi entra nel classico, insomma, è un ottimo nero. Io spesso quando ho avuto le vintage da pulire,
dopo anche 20-30 anni ancora usciva, no? Una volta messa a lavare, ancora usciva l'inchiostro nero Aurora di una volta, insomma. Sicuramente tra i migliori 3/5 inchiostri neri, Aurora Nero. Sicuramente. Sicuramente superiore all'Ami Black, ecco, per dirvi. Certo. È superiore a tanti neri, anche molto strombazzati, che invece secondo me non sono all'altezza, però non voglio fare polemica. Guarda, hai nominato prima un brand, un marchio che se li fa, no? Eccoli qua. Sono molto economici. Io questi li posso consigliare a chi inizia non vuole spendere tanto, perché quanto costa una boccetta di questi? 4,50 mi sembra. Costano 4 euro, però attenzione, 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 perché Diamine produce di tutto. Questi, diciamo, della linea basica che costano 4 euro, non hanno tutti delle caratteristiche meccaniche impeccabili. Ora, alcuni blu, su alcuni blu diciamo, sono da evitare, alcuni blu della Diamine, così come alcune tonalità di marrone, marrone un po', diciamo, un inchiostro difficile un po' per tutte le case, credo. Avessimo Ernesto magari ci potrebbe dire perché, ma insomma i marroni non sono inchiostri facili. Così come i viola. Ecco, però Diamine lavora bene, però attenzione a non prenderli alla cieca. Se possibile, provateli. È vero che il costo è estremamente contenuto, voglio dire, fa rischiare poco perché uno spende 4 euro, non succede assolutamente niente. Se l'inchiostro è sfortunato, pace. Ecco, però insomma, già la linea quella un po' più limitata, da cui fa parte, per esempio, il Blue Velvet. Sono inchiostri già di livello superiore, infatti costano di più perché costano 9 euro la boccetta da 50. Poi Diamine si sbizzarrisce a produrre per conto terzi secondo le caratteristiche richieste dai brand, e allora lì potete trovare giusto le chicche, come secondo me gli inchiostri che fa per Private Reserve sono delle chicche. Però a questo punto io qualche indizio sul mio inchiostro preferito lo vorrei dare. E poi ti vorrei anche dire, tu l'hai detto, sto benedetto inchiostro tuo preferito, hai parlato di blu, hai fatto nome, cognome, prezzo? Dai, ti ho detto che tra i blu il Private Reserve DC Super Show Blu è il più bello. Cioè, Quindi poi quello per che... carità, è quello che coniuga un po' tutte le caratteristiche, nel senso, poi per carità, i Rushizuko sono meravigliosi, però iniziano ad essere inchiostri molto costosi, molto impegnativi. Invece, Private Reserve DC Super Show Blu, meraviglioso come tonalità. Invece, diciamo, come best buy, chiamiamolo così, come rapporto qualità-prezzo, ti dico un banalissimo Pilot Blue. È un inchiostro che difficilmente vi può lasciare soddisfatti. Certo, non è così vivace, non è così saturo, però è un inchiostro da zero problemi. Senti, un minimo di discorso sui prezzi, perché al litro Lo questi sappiamo. inchiostri vengono, ce ne sono alcuni da 900 euro al litro, per cui Quello che costa meno costa 100 euro al litro ed è il Röhre Recliner. E tra l'altro il Leipziger Black è un inchiostro onestissimo, sebbene non sia un nero nerissimo, però è un inchiostro che non dà alcun problema, a differenza del Nudels Black. Forse ve l'avrò già detto, ma del Nudels Black avevo preparato una recensione, ero molto soddisfatto perché è un inchiostro waterproof, e poi questa recensione l'ho dovuta rifare perché questo è un inchiostro problematico. Perché è un inchiostro che quando vai a pulire la penna si vedono i dimentini I e tende un sedimenti. po'. E tende a tappare la penna, c'è poco da fare. Tende a tappare la penna. Bellissimo inchiostro, bellissimo nero, molto più nero sia del Pilot che dell'Ami, che del Pelican, che del Perle Noir, però
problematico. Un po' problematico. A me i giochi problematici non piacciono. Allora, hai parlato un pochino di inchiostri problematici. Ah, due inchiostri che secondo me, per me, sempre per impressione personale, stanno nei primi posti, sono questi due pilot qua. Il nero, che è quest'altro, e il blu, che è questo. Dei paleo survivor e sono indelebili. Caratteristiche che per me, come ti posso dire, è essenziale. E quando vado a Ma lo sono anche scrivere, gli standard in realtà. io ho visto tante volte, non so, vado alla posta, cade, piove una goccia e mi vedo l'indirizzo macchiato. Ecco, questi due non lo fanno. Sono molto belli perché il nero è veramente un nero profondo. Capisci? Adesso lascia perdere, non tocchiamo questa sera il ferro Gallici, perché se lo facciamo lo faremo quando ci sarà Ernesto, no? Che abbiamo già fatto una puntata dedicata ai ferro Gallici. Ci sarebbe da fare poi qualcos'altro in maniera che lui possa dare i nomi. Ma il problema è che non li posso consigliare a neofiti perché hanno la possibilità e la casa stessa lo dice, che alcuni modelli da evitare l'uso con le pilot e fa nome e cognome delle pilot con cui è meglio evitare l'utilizzo, però con penne e soprattutto con tecnica e capacità, quindi un minimo di esperienza, quindi caricandole con penne adatte, che non hanno magari né banite, evitiamo le cose condotte, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo essere sincero, ho risolto i miei problemi, cioè quando mi vado a fare gli indirizzi postali, le bollette, utilizzo quelli, perché sto tranquillo che non gli succede nulla, insomma. Però non me la sento chiaramente di consigliarli a chi sta iniziando, cioè andate tranquilli, questo assolutamente no. Poi di inchiostri simpatici ce l'ho, anche la Selo, vedi? Ha delle cose particolari, questo Maurizio me l'aveva spedito in omaggio ed è entrato nei miei preferiti. Cosa mi stai facendo vedere? Le prove che hai fatto? Guarda, guarda, il Pilot Blue Black è completamente waterproof. Guarda. Resiste tu. Volevo fare vedere anche il black normale. No, per dirti che ci sono già così Però tanti fai colori. vedere Guarda, anche prendo. perché i blu spesso hanno una caratteristica e anche i neri. Allora, c'è un nero che è veramente nero? Bah. E non tende al grigio, non tende, capito? E anche il blu che tende al violetto, che non è quel blu, capito? Allora, blu che non tendono al violetto ce ne sono tanti. Neri, allora, alcuni dicono il nero più nero, guarda, ti faccio vedere anche il Pilot Black, guarda. Si vede? Sì. Poi questi sono, diciamo, le mie basi che si vedranno nelle recensioni, no? Allora, nero più nero, alcuni dicono che sia l'Herbin Perle Noir, per me non è così. Ce No, l'ho l'Herbin Perle Noir. ce l'ho, guarda, è questo qua, ma non ha delle cose particolari. Questo Maurizio me l'aveva spedito in omaggio ed è entrato nei miei preferiti. Cosa mi stai facendo vedere? Le prove che hai fatto? Guarda, No. guarda, il Pilot Blue Black è completamente waterproof. Guarda. Resiste tu. Volevo fare vedere anche il black normale. No, per dirti che ci sono già così Però tanti fai colori. vedere Guarda, anche prendo. perché i blu spesso hanno una caratteristica e anche i neri. Allora, c'è un nero che è veramente nero? Bah. E non tende al grigio. Non tende, capito? E anche il blu che tende al violetto, che non è quel blu, capito? Allora, blu che non tendono al violetto ce ne sono tanti. Neri, allora, alcuni dicono il nero più nero,
Guarda, ti faccio vedere anche il Pilot Black, guarda. Si vede? Poi questi sono, diciamo, le mie basi che si vedranno nelle recensioni, no? Allora, nero più nero, alcuni dicono che sia l'Herbin Perle Noir. Per me non è così. Ce No, l'ho l'Herbin Perle Noir. ce l'ho, guarda, è questo qua, ma non... No, Non è né, assolutamente no. tende al grigio anche questo. Alcuni dicono che sia il Nudlers Polar Black. Potrei sbagliarmi perché Nudlers neri ne farà 30, non so. Fa l'X-Feather, fa il Polar, fa, insomma, ne fa tantissimi. Dico, questa è una cosa che non mi appassiona più di tanto perché comunque il nero, a meno che non sia proprio palesemente un grigio, ecco, non mi disturba più di tanto se è un po' grigiognolo. Capisco che un purista dica, ah, io cerco la pece, però insomma, preferisco Io sono un che sia un po'. Tu purista, sei un Silorza, purista, vero? cioè Tu io il sei un nero purista. voglio nero, che sia nero, più nero profondo. Sì, Come tu un ma. giorno mi hai detto, il caffè deve essere bollente, caldo, nero. Ecco, per me Sì. l'inchiostro nero deve essere nero, non può tendere. E nel Sì. Surairo della Pilot io questa cosa l'ho trovata. C'era chi mi parlava bene di un inchiostro che era il De Amementis. De Atramentis. Vabbè, ma guarda che comunque il classicissimo Pelican 4001 Brilliant Black è nero, Sì, ma è nero nero. ma Se poi insomma. mi dici, se poi mi dici puzza, se poi mi dici è un po' stipico, questo è vero, però è abbastanza nero, secondo me. Poi quindi dico, Un po' petrolio, un po' petrolio. Vabbè, dai, sì, io ci può adesso però a avere sto qualche. punto ti vedo in difficoltà e allora ti Ma dico qual è il mio inchiostro al primo posto. Finora, sì. poi magari il prossimo anno ce ne sarà un altro, non lo so. Ma è Così me lo questo. vado a comprare. L'unico solo difetto, costa un sacco di soldi. È una Sagao della Pilot e questo le penne pure che fanno schifo le fa scrivere bene, capisci? Ma ti piace vincere facile? Non è, tu me l'hai chiesto, scusa, la domanda che te la... Ponci, Cioè, ponci, qual è po, il po, tuo po. inchiostro preferito? Vabbè, Questo. ma c'è. No, Cioè, io lo proprio. so perché dici così tu, perché Ti siccome Marco piace Chiari ne vincere parla facile. bene e tu non, questa cosa non l'accetti, ma devi No, accettarla, ma è non è vero. chiaro. Ma che discorsi? Ma è un inchiostro favoloso la Sagao, ma anche il Compechi. Sono. Cioè, tu prendi un Hiro Shizuku. Cioè, se non ti piace, compri un verde e non ti piace il verde, allora non ti piacerà. Ma se no, gli Hiroshizuku sono inchiostri deliziosi. Fin troppo facile, dai. È come dirti: ah, che penna vuoi comprare? Alla Miki Emperor. Vabbè, cioè, sì. Che cos'è mai la vita? È l'ombra di un soffio sfuggente. Il mio è passato nel passato che non torna. Tornare, partire, morire. Oppure la. Allora scusa, però qui senza volere sei entrato in una discussione particolare. Disgraziata senza cuore, con la pressione alta che so, delinquente! Sei tutta di giacco di tuo padre, assassino! Mo' c'ha giusto io! Poi per me quello che devo dire l'ho detto, però ecco, questo è importante, è un concetto che secondo me ha la sua importanza, cioè è meglio spendere poco con questi inchiostri da 4 euro o è meglio averne pochi di inchiostri? Ma quelli giusti. È meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Io ti posso dire la mia risposta, cosa che in genere aspetto sempre la tua, stavolta te la do in anticipo, è meglio averne pochi, ma buoni, capisci? Poi questa costa tanto perché in realtà non costa tantissimo, ma
ci sono pochi ml. Allora, se uno vuole risparmiare qualcosa, deve comprare le confezioni più grandi. Le confezioni più grandi, tutte in assoluto, a parità di quantità, di rapporto di prezzo, costano sempre meno delle confezioni, quelle piccole, che in realtà costano di meno, ma a parità di quantità hanno sicuramente un prezzo più elevato. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Magari è meglio avere, che ne so, 3-4 inchiostri, ma veramente belli, piuttosto che averne, che ne so, come ce l'ho io, qui una doppia dozzina di inchiostri. Qualcuno per fortuna scrive bene, ma sai, io ho voluto provarli un po' tutti, quindi è anche giusto. Ma chi non ha queste esigenze, ne prende massimo 2, 3, 4, no? Un nero deciso, un blu. Ti puoi prendere, che ne so, cosa consigli? Un Bordeaux, un neofita? Il rosso, se hai esigenze particolari, cioè sono un maestro, sono un professore, io dai a Rossi, mi serve, ma di due Allora, case differenti. Però la Pilot, questi qua, questi sono formidabili. Cioè, che gli vuoi dire? Prezzo, solo il prezzo. altro inchiostro formidabile, costosissimo. Ho fatto la recensione. Non me l'ha pescata nessuno, ma giustamente perché è un inchiostro di super nicchia. Inchiostri che fa questa ditta giapponese che si chiama Kuretake. Io ne ho comprato uno color melanzana, si chiama Ibiza, che vuol dire melanzana. È un inchiostro strepitoso. È un inchiostro meraviglioso, fluido, bello. Fa scrivere bene tutte le penne, non dà problemi, si lava via bene. Mi pare di Ovviamente non è vederlo un dietro inchiostro. le tue spalle lì, l'hai poggiato in cucina, No, non insieme l'ho alle appoggiato in melanzane. cucina. Che capperina ci fai? Sta nell'altra camera vicino alle Ah, melanzane. ci condisci? Ci condisco l'insalata, sì, perché è tipo aceto balsamico il colore. No, è un inchiostro molto bello, ma molto particolare. Al neofita che vi direi, ma andate sui neri e andate sui blu. Poi però se ovviamente vi piace, come a me ad esempio, a me piacciono gli inchiostri verdi, perché mi piace il verde. E allora ho tanti inchiostri verdi. E allora li uso regolarmente. Ovviamente anche lì ci sono verdi più versatili, verdi un po' più strambi, che, insomma, oppure verdi problematici. Per esempio, c'è un verde che forse è il più verde, che se vai a vedere la tonalità è uno dei più belli di tutti. Errore Le Klingner Alt Goldgrun, un colore bellissimo perché è un oliva dorato, inchiostro che costa anche poco, ma è un inchiostro secco, almeno forse è quello che ho provato io, magari mi è toccata una boccetta sfortunata. Ma è un inchiostro che fa grattare quasi tutti i pennini, li mette in difficoltà. Adesso devo provarlo magari su uno stab, ma mi pare di averlo fatto e anche lo stab finiva un po' con l'impuntarsi sulla carta. Vi dico, magari sono stato sfortunato io, magari voi mi scrivete, io ce l'ho un inchiostro liquido. Magari, spero che sia così. Il mio finisco per non usarlo più perché è un inchiostro bellissimo, ma estremamente problematico. Bellissimo, ma problematico. Quindi insomma. Vi devo dire. Al neofita vi dico un blu, un nero. Silorzio, il collegamento sta per esaurirsi, abbiamo solo 5 Bene. minuti di tempo. Bene, bene. Hai seguito il mio consiglio sulla teatralità alla lettera. Questa è la fine. Per te la polizia, forse. Io devo ancora occuparmi del resto di Gotham. Allora, per tirare le fila, compratene. Tanti ma brutti o pochi ma buoni? Uno direbbe dire, ma è ovvio, pochi ma buoni, però se voi siete un neofita, come potete sapere quali sono quelli buoni? Ci siamo noi, chiedete a noi, quindi noi siamo qua, facciamo questi video, scrivete nei commenti e noi vi rispondiamo, non c'è Assolutamente. problema. Mi divorano solo per il fottuto piacere di rompermi i capponcini. Ci sono inchiostri, come vi dicevo, ottimi, che non costano uno sproposito, tipo i private reserve sono buoni,
Gli stessi Pelican, diciamo, dai, la verità, per un uso comune, per un uso normale, sono inchiostri più che decorosi. Gli Airbnb sono quasi tutti Io mi chiedo ottimi. come mai non hai nominato questo, il Mont Blanc. Non ce l'ho, sono sincero, non ce l'ho, non ne posso parlare né bene né male. Una Mont Blanc ce l'ho, però l'inchiostro Mont Blanc non ce l'ho. Sei il Tutti solito dicono che accattone, io te lo devo dire, perché esatto, ma ti certo, prendi la Mont anche se Blanc e tu non ti prendi l'inchiostro. H2, senti quello che ti dice il profeta. Oggi ti vendi l'anello, domani la catenina, fra 7 giorni pure l'orologio, e fra 77 giorni non ci avrai nemmeno gli occhi per piangere. prendi le cartucce Mont Blanc, dai, almeno. No, no, le Hai cartucce. soprattutto una cosa, per provare un inchiostro, è Le meglio cartucce. le cartucce o le bottigliette? Io le cartucce non le compro. Lo vedi? Tu non Io sei un cartucciaro, tu. le cartucce non le compro, assolutamente. C'è stata solo un'eccezione. Ho comprato qualche mese fa delle cartucce di Caveco Palm Green. Prima di comprarmi la boccetta, volevo vedere Ecco, una cosa un attimino. invece che consiglio è se volete provare un chiostro, magari che costa tanto, provate la cartuccia, vi costa molto di meno e poi Esatto. passate alla bottiglietta che è molto più economica, alla E vi lunga dico però. che in Ok. anteprima il Caveco Palm Green è un colore bellissimo. Ok, va bene, dai. Bello. Saluta, che dobbiamo farci? Pure gli auguri di Che dobbiamo Natale? fare? Facciamo gli auguri. Facciamo gli auguri e ci vediamo presto con un altro argomento che penso sarà la carta. Adesso non so Bravo. se lo registreremo nella stessa sessione, ma comunque ci E ci sarà. farai, stavolta ci farai vedere, preparati qualche quaderno, Non vi qualche faccio vedere niente, blocco. tanto ce l'ho già a portata di mano, Perfetto. ma quindi non ve lo faccio vedere. Va Va bene, bene, quindi di nuovo cari auguri di buon Natale, felice anno nuovo, tutto il resto, buone cose. Un grande abbraccio alla prossima, da Sti Dorso. dai. E da E dai. Riccardo, un abbraccione. Alla prossima. So this is Allora, speriamo bene. A un certo punto mi è venuto, ma tu mi hai visto mettere, registrare? Sì, Sì. Per ecco, meno male che c'ho avuto forza, un dubbio, dai. Allora, termino devo qua, eh? Poi ci sentiamo per telefono, su WhatsApp, magari. Sì, perfetto. Un Ciao Nico. abbraccione, buona serata. Un abbraccio. Ciao, ciao.